Buongiorno ragazzi, ciao a tutti e a tutti, bentornati in un nuovo vlog. Come vedete è arrivato il freddo. Stamattina mi sono dovuta mettere sto coso gigante, guardate quanto è grosso. Perché veramente fa freddissimo. Mi sono preparata la mia solita colazione. Mi sono svegliata tardissimo perché sono le 10:40, ma in mia difesa posso dirvi che sono andata a dormire letteralmente alle 5 di mattina, quindi non ho dormito neanche le 8 ore standard che si dovrebbero fare. Però comunque non perdiamoci di energie, di chiacchiere, di niente, anche perché oggi è una giornata molto intensa. Infatti devo andare a rifarmi le unghie e stamattina volevo cercare, a parte di creare un look per Halloween da mettervi su Instagram, ma soprattutto domani mi arriva il mobile che vi avevo detto qualche tempo fa, in qualche blog fa, la Pax di IKEA per mettere, per creare la mia makeup collection e togliere le tre cassettiere Alex. Quindi devo anche mettere a posto quella parte lì. In teoria sposterò le tre cassettiere piene, che chi ha la cassettiera Alex lo sa, sono non pesanti di più. E pensate le piene, però ci riuscirò. Le sposterò in camera di mia sorella. E così domani poi quando vengono a montare il tutto c'è lo spazio libero per farlo. È che poi io mi devo vendere queste tre cassettiere, quindi se vi interessano tre cassettiere Alex o una di queste tre cassettiere, poi scrivetemi in DM su Instagram. Però ovviamente dovete essere di Roma e potervele venire a prendere, insomma, in qualche luogo. Comunque magari io riesco a portarvele montate caricandole in macchina, non lo so. Scrivetemi in DM, lo trovate qua sotto il mio account di Instagram, così se vi interessa. Restano, io non ci devo fare niente. Doccia fatta, capelli lavati, vi faccio vedere anche i prodotti che ho usato. Shampoo e balsamo di Freshly. Questo qui è il balsamo riparatore al cocco e questo qui è lo shampoo che previene la caduta dei capelli, vi aiuta a lenire il cuoio capelluto. La cosa bella è che sono 99,9% con ingredienti naturali, quindi state sicurissimi. E ovviamente, come sempre, trovate il link nell'info box per andare a scoprire tutti i prodotti della linea capelli di Freshly, che li adoro. Infatti, adesso ve ne farò vedere anche altri. Hanno un profumo buonissimo. Vado ad usare questo trattamento qui, ed è un trattamento per la crescita dei capelli, quindi Hair Growth and Density Treatment. Si presenta così, andate direttamente con la pipetta ad applicare il prodotto ovviamente sulla cute e poi massaggiate per fare assorbire. Io magari lo metto nei punti dove ne ho un po' più bisogno. Dopodiché lo spray, questa è quella la keratina che vi è piaciuto tanto anche l'altra volta e come vedete è piaciuto tanto anche a me perché è quasi finito, ma ho una riserva infinita, quindi sono più che felice di ciò. Questo si spruzza in questo modo, andate sia sulle lunghette sia nelle zone da districare. Super semplice, fate in un attimo con questo. Li va proprio a disciplinare anche nell'asciugatura, ovviamente. Vado ad asciugare. Allora, una volta che ho finito di asciugare i capelli, li ho un po' fatti con la spazzola, però ovviamente devo usare la piastra perché sennò, vedete, mi rimangono tutti i segni. E la vado a passare giusto per appiattire un pochino il tutto. Una delle cose che adoro di più del loro brand è che sono super ecosostenibili, infatti come primo pensiero hanno ovviamente la salvaguardia del nostro pianeta e di tutto l'ambiente. Sono prodotti infatti vegan, quindi non contengono nessun ingrediente di origine animale. Hanno un packaging in alluminio e vetro che sono ovviamente riutilizzabili e riciclabili. Ovviamente sono cruelty free, quindi non testano sugli animali. Quindi secondo me questo li rende dei valori super aggiunti al prodotto che è già di per sé è una bomba. Questo è il risultato dei prodotti di Freshly sui capelli. Io direi che il risultato è ovviamente più che promosso. Come sempre trovate scritto il codice sconto che potete utilizzare su tutto il sito di Freshly qui sulla schermata e ve lo lascio anche scritto qui sotto insieme al link per andare sul sito. Quindi shampoo, balsamo, poi abbiamo usato lo spray alla keratina che è il mio must have e ovviamente il trattamento crescita. Detto ciò, siamo pronti per la nostra giornata. Faccio un po' di skincare e poi cominciamo a mettere a posto la camera. Ora sto rifacendo il letto. Il problema è che da brava maniaca dell'ordine ci metto tipo gli anni a rifare il letto perché odio tutte le grinze, le pieghette. Cioè, lo so che uno poi ci si deve mettere a dormire e quindi si disfa tutto, però è più forte di me. Tra l'altro oggi metto anche la trapuntina. Questo qua in realtà è un copriletto, però
diciamo che è un po' pesantino, perché ieri mi sono morta al freddo, infatti mi sono pure raffreddata. E qui c'è una assistente, è vero? Cioè, per dirvi, mi sono messa anche i calzini. Allora, sono appena stata a fare le unghie. Ho fatto tutto estremamente di corsa, quindi non mi ricordo neanche, ad esempio, se vi ho vloggato la clip prima che stavo effettivamente andando. Comunque non vi ho ripreso quelle di prima, ma insomma le avrete viste. E queste sono le nuove unghiette. In realtà è una vita che non le facevo nere, però non le volevo fare tutte nere e ci volevo mettere qualche dettaglio sbrilluccicoso. Quindi le abbiamo fatte così. Spero si vedano con tutti questi, tipo avete presente la foglia dorata, però sono tutti sul violetto. Mi piacciono veramente un casino. Adesso che ore si sono fatte? Non lo so, ho perso il conto. Sono le 5, che è il mio nuovo sfondo di JK, che corre sotto la pioggia, proprio come, veramente, quando dicono che le sue immagini sembrano sempre l'immagine di un primo amore, that's true. Quindi torno a casa, faccio merenda con la frutta. Prima, tra l'altro, mi sa che non ve l'ho detto, sono stata anche al supermercato con mia madre, siamo tornate tardissimo, ho mangiato letteralmente con l'imbuto, cioè avrete presente quando vi mettete un imbuto, buttate tutto dentro, fine. Ecco, però siamo andate a fare la spesa, ho preso un sacco di roba, tra cui anche un sacco di frutta. Quindi sì, ora che posso ricominciare a mangiare la frutta, è la mia merendina, insomma. E poi dobbiamo fare tutta la questione del mobile di Ikea che vi dicevo stamattina. Signora, sì, ha portato un po' di giochi nella sua cuccetta? Sì. Quando la chiamo, vedete come deglutisce, ho paura sempre che la sgrido. Qui chi arriva? Da Gwendix. E qui c'è... Ciao mammino, tutto ciccione! Tutto ciccione, tu! Comunque, dobbiamo un attimo spostarla, signora. È pronta? Il suo trasferimento? E non mozzicare! Così la mami può fare ciò. Innanzitutto portiamo questo. Che poi qui dentro non è che sia meglio la situazione, ma vabbè. Allora, in realtà slitta abbastanza veloce. Il problema è... che pesa un botto. Ok, trazione da davanti. Volete farvi un viaggetto sopra una cassettiera Alex? Forse se vi metto così riuscite a vedermi. Questo è un POV, è un point of view di me che rigo il pavimento, probabilmente. POV, siamo insieme sulla neve in montagna e ti porto sullo slittino. Fate dei POV nei commenti di questa scena. Ok, ho portato tutte e tre le cassettiere, è stato più semplice del previsto, per fortuna. E adesso, a parte il casino, guardate qui. Ma c'è da pulire qui. Cos'è tutto questo spazio, amore? Mammina deve passare l'aspirapolvere e lo straccetto. E poi, come vedete, abbiamo il muro tutto libero. In teoria dovrei aver ordinato la stessa altezza della Pax che già ho. Spero non dia fastidio questa parte qui. In ogni caso, penso toglierò comunque le cose della mensola e il quadretto di YouTube. Mi riprendo la misura giusto per essere certa che c'entri, ma insomma sono abbastanza certa di ciò. Proviamo a spostare l'ice. Ah, se vuoi stare lì all'angolino, prova, immagina, puoi. Ok, facciamo una leggera misurazione, vi siete spaventati? Facciamo una leggera misurazione sempre col metro da sarta, perché ovviamente non ho voglia di scendere a prendere un altro. Sì, mi si sono gonfiati i capelli, non ci fate caso. Comunque, dicevo, ovviamente le Pax queste qua dell'armadio hanno le ante, quella che mi arriva domani è aperta, cioè in realtà sarà la stessa cosa che vedrete qui ma con più cassetti, perché ce ne sono o 5 o 6, non mi ricordo quanti ne ho presi, più le mensole che sarebbero i ripiani, tipo quello lì di vetro però bianco classico. Ah, ecco, questo qua vedete che ho qui sopra per metterci cose, che ne so, le palette. Non lo so, poi vedremo come organizzarlo. Ovviamente vi farò il video del tutto. Quindi, non mi ricordo la misurazione esatta, ma credo sia tipo 100 centimetri, se non sbaglio. Sì, sono 100 precisi. E 100 precisi arrivano esattamente qui. No, non si vede niente, però qui. Quindi c'entra addirittura anche il mobiletto che avevo prima lì nell'angolo. Anzi, rimane anche più spazio. Brava, Ilaria. Sei un genio. Anche se non lo sai, anche se fai le cose così a caso, no, scherzo, avevo misurato, ovviamente ci mancherebbe che
uno si mette a fare le cose così a caso. Comunque sì, non vedo l'ora di fare sta cosa, anche perché agli albori, diciamo, io avevo una cassettiera Alex, no? Dove avevo messo tutto il mio make-up, poi il make-up cresce, quindi cresce anche la richiesta dello spazio che ti serve. E, ma perché sto così piegata? E quindi ne avevo presa un'altra, quando avevo rifatto la camera. Vi ricordate quando c'è stato il grande cambiamento? Poi a inizio di quest'anno, credo, o forse un po' prima, avevo preso la terza cassettiera. Però le cassettiere Alex sono di una scomodità quando avete tanta roba, perché veramente ve la organizzate malissimo. Quindi spero con questi cassettoni, vedete come sono larghi, e ovviamente ho preso questi che hanno il vetro un po' così, un po' di quelli normali bianchi chiusi, così magari lì ci posso mettere cose che non è bello vedere, no? Voi fate così, avete tutto il vostro make-up, lo riuscite a organizzare, poi dovrò capire come organizzarli dentro, se conoscete qualche contenitore che ci sta bene, non lo so, magari mi vedrò qualche video make-up collection con la Pax, sicuramente ci sono, e prenderò spunto a mia volta. Vi faccio vedere queste tre cassettiere, cioè della serie non c'è neanche mezzo centimetro che non è utilizzato. Cioè, non è cosa. Giusto questa era carina, ma occupa un sacco di spazio inutile dove magari potresti mettere cose, quindi no, 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 no. Allora, praticamente mi è venuto un mal di pancia atroce, perché, lo ammetto, prima non ho mangiato la fruttina a merenda, ma ho mangiato qualche biscotto di quelli light, senza zucchero, bla 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 bla, però il mio corpo non è più abituato a ciò, quindi mi è venuto un male alla pancia che continua a fare blu, blu, quel suono lì, che non porta a nulla di buono. Quindi sono quasi le 10. Let me give you a proof. Ok, 21:35. Mi sono messa a cucinare qualche zucchina e penso mangerò soltanto queste, perché veramente la mia pancia continua a fare... In pratica questi giorni sto lavorando tantissimo al PC, sia perché almeno mi porto avanti per quando appunto farò l'operazione agli occhi, perché credo di avervelo detto anche qui su YouTube, anche qui nei vlog forse, che a breve farò l'operazione laser correttiva agli occhi per togliere gli occhiali, quindi non mi vedrete più così, ma così. Ci dovrò fare l'abitudine, perché è da quando ho 12-13 anni che io porto gli occhiali praticamente tutti i giorni, quindi ormai fanno parte, no, della mia fisionomia, e vedermi senza è strano, però è una cosa che volevo fare da tempo, quest'anno mi sono decisa a farla. In realtà vado in questa clinica, ovviamente poi vedrete anche lì tutto quanto, quello che farò, cercherò di riprendere il più possibile. Mi sono documentata, ho scelto appunto questa clinica, e fanno così tanti interventi che io ho chiamato per prenotare circa prima di aprile, quindi era forse metà marzo, una cosa del genere. E mi hanno dato l'appuntamento adesso ad ottobre, giusto per farvi capire la situazione. Quindi a breve, vi dico solo a breve, non saprete il giorno perché sono un po' scaramantica. In realtà io nasco scaramantica, però nel corso degli anni mi sono un po' adattata. Invece ultimamente sono tornata ad essere un po' scaramantica. E quindi non vi dico la data esatta, scoprirete tutto a cose fatte, almeno sì, sono più tranquilla. Mi accompagna Julie. Ho già preso l'Airbnb, insomma, è tutto pronto, dobbiamo solo andare, fare e via. Non vedo veramente l'ora, perché chi ha gli occhiali sa che struggle sono, soprattutto nelle attività magari dove uno neanche ci pensa, tipo palestra, piscina, al mare, non puoi mettere gli occhiali da sole se non sono graduati, poi io non posso portare le lenti perché ho l'occhio secco di base, quindi se mi metto le lenti o devo prendere quelle tipo idratanti oppure devo stare sempre con le goccine, quindi è un po', sì, è un po' una cosa così, però devo farlo da un po' e ho detto sì, facciamolo. Quindi probabilmente non potrò stare per ovvi motivi troppe ore davanti al PC una volta fatta l'operazione, almeno per insomma un periodo di tempo, poi non mi potrò truccare, quindi non potrò neanche finire di fare i look di Halloween. Oddio, avete sentito la mia pancia? Io mi sto preoccupando, ragazzi, come mi vado a sedere sul water e ci sto fino a stasera. Volevate questa informazione, no? E quindi niente, adesso mi metto a editare questo vlog che state vedendo, così ve lo pubblico domani. Penso proprio che per oggi staccherò qui, perché
Altra prova visiva, sono quasi le 10. Mi sono accorta che in ogni vlog vi faccio sempre vedere sto cacchio di orario. Non lo so perché sono fissata con gli orari, perché almeno capite che momento della giornata è. C'ha senso? Bah, probabilmente sì. E quindi niente, spero oggi di andare a dormire presto. Per presto intendo prima dell'una, visto che questi giorni ho una media di dormita di circa, penso, 4 ore in... Oggi è venerdì, quindi fatevi due calcoli in 5 giorni. Non so veramente con quale forza d'animo io sto andando avanti. Detto ciò, vi mando un bacio gigante. Noi ci vediamo non domani, perché non so se faccio il vlog della PAX, tutte le cose che arrivano, però sicuramente poi monterò un video di loro che appunto montano il mobile, che lo portano e io che organizzo, quindi sicuramente vedrete tutta quella parte lì quando sarà completata. Non dovrete aspettare tantissimo, perché poi io quando mi fisso sapete che una cosa la faccio subito, quindi appena mi arriva io passerò domani tutta la giornata a mettere a posto, perché quando mai? Quindi sarà pronta in 4:48, come si suol dire, si dice così? Spero di sì. Verrà anche Giulia a aiutarmi anche per questo. Anzi no, più che altro perché oggi stavo a Ostia a fare le unghie. Sono passata a prendere le ricette dal suo medico. E mi ha detto, visto che sei là, passa a prenderle. Quindi domani lei passa a prendere queste e con l'occasione me faccio aiutare, ovviamente. Quindi sarà tutto completato. Spero in un breve lasso di tempo, a meno che poi non mi manchino, insomma, delle cose fondamentali. Però staremo a vedere. Quindi per ora io vi saluto, vi mando un bacio. Ci vediamo presto, spero con tante buone notizie. Vorrei solo darvi buone notizie. Quindi pregate sempre per me e ricordatevi sempre, fighting!